Ciao amiche, oggi vi presenterò un nuovo intreccio per il cumino, la treccia twist. Allora, per la nostra treccia twist abbiamo bisogno di 10 fili. Io in questo caso ho utilizzato il Chinese knotting da 1 mm, ma si possono utilizzare anche altre misure. E questi 10 fili è importante annodarli con un cordoncino più grande, più spesso. Questo che ho utilizzato io è da 2 mm. Dopo averli annodati tutti insieme e messo il nostro peso per il cumino per far sì che il lavoro venga più tirato, andiamo a disporre i fili all'interno del disco. Allora, per andare a disporre i nostri fili sul disco, andiamo a mettere un filo nel punto 31 in alto, un filo nel punto 32. Un filo nel punto 1 e un filo nel punto 2 e abbiamo formato un gruppo da 4. Il resto andiamo a mettere un filo nel punto 11, un filo nel punto 12 e un filo nel punto 13, formando un gruppo da 3. Gli ultimi tre rimanenti li andiamo a mettere nel punto 22, 23 e 24. Infine il cordone lo lasciamo sempre al nostro lato sinistro. Allora, una volta disposti tutti i nostri fili, iniziamo con l'intreccio. Allora, iniziamo spostando il filo che si trova al punto 31 e lo portiamo al punto 14, quindi il filo che trovo al mio lato sinistro del gruppo da 4 lo porto al lato sinistro del gruppo da 3 che è disposto appunto nel mio lato destro. Una volta inserito, giriamo il disco in senso orario, facendo sì che il gruppo da 4 fili, che ora è diventato questo, si troverà di fronte a noi. In questo modo. Una volta che ci troviamo in questa posizione, è importantissimo spostare il cordoncino nel nostro lato sinistro. Questo è un passaggio fondamentale che se ci dimentichiamo non farà realizzare la corda. Ritrovandoci così, come appunto nel punto iniziale, andiamo a spostare sempre il cordoncino del gruppo da 4 che si trova al nostro lato sinistro e lo portiamo al lato sinistro del gruppo di 3 fili che si trova nel nostro lato destro. E continuiamo, giriamo in senso orario portando sempre il gruppo da 4 di fronte a noi. Spostiamo il cordoncino nel lato sinistro e rispostiamo sempre il cordoncino che troviamo al nostro lato sinistro del gruppo da 4, portandolo nel lato sinistro del gruppo da 3 del nostro lato destro e giro. Ora vi faccio vedere un po' di passaggi così per capire meglio. L'importante è che i cordoncini che spostiamo avvolgono sempre il cordoncino più grande perché poi il risultato finale andrà a coprirlo, non si vedrà più. Questo tipo di intreccio potete realizzarlo con qualsiasi tipo di cordoncino, il Chinese Knotting Cord come sto facendo io, oppure il Super Long Bead Cord, oppure altre tipologie di cordoncini come il cordoncino cerato, la codina di topo e potete naturalmente utilizzare tutte le misure che volete, dipende sempre da quanto volete grande la treccia. Allora, questo sarà il nostro risultato finale dopo diversi giri di lavorazione.
Come vedete, insomma, è un disegno davvero particolare, molto originale. Naturalmente potrete aggiungere perline oppure, insomma, anche realizzare un cordoncino così, aggiungere un pendente, insomma, fa divenire le vostre collane estremamente originali. Allora, il nostro video tecnica è terminato. Per qualsiasi dubbio o domanda sapete che siamo a vostra disposizione. Un bacio a tutti, ciao!